Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi affrontiamo un tema che penso preoccupi tutti i possessori di auto elettriche, ovvero il degrado della batteria. Io oggi andrò a effettuare un test sulla mia auto dopo più di un anno di utilizzo. Diciamo che non so proprio cosa aspettarmi, sinceramente. Ho visto dei video di Tesla in America con più di 600.000 km e uno stato della batteria dell'80%. Quindi non so davvero cosa aspettarmi dopo, diciamo, quasi un anno e mezzo di utilizzo, dai, mettiamola così. Io ho sempre, diciamo, il 90% ho caricato l'auto con la ricarica lenta, quella, diciamo, di casa. Quindi dovrei avere dei vantaggi sul degrado della batteria, perché da quello che so, diciamo che la batteria si degrada più facilmente utilizzando le ricariche veloci. Comunque, se avete effettuato anche voi il test della batteria con questo nuovo aggiornamento che è disponibile sulle nostre auto, scrivetemelo nei commenti, perché sono molto curioso di sapere, diciamo, da quanto avete l'auto e quanto è il vostro risultato, anche per fare una piccola comparazione. Non perdiamoci in chiacchiere, sigla e poi test del degrado della batteria. Andiamo! Allora ragazzi, abbiamo la batteria qui che è al 9%. Vediamo quanti chilometri segna, 36. Allora adesso voglio provare a vedere lo stato della batteria, che non l'ho mai fatto, quindi adesso con i nuovi aggiornamenti. Anzi, a proposito, qui abbiamo, è anche uscito il nuovo aggiornamento disponibile, che è il 25.8.7, lo metteremo a fare. Però la cosa che ci interessava di più è andare su assistenza e vedere proprio le condizioni della nostra batteria. Qui ci dice che la batteria è in buone condizioni, però diciamo che il test vero e proprio si fa premendo questo tasto qui. Diciamo ci sono i flag necessari per avviare questo test. Allora, io ho tutti i requisiti, dobbiamo soltanto collegare il nostro Tesla Wall Connector. Qua dice anche se avete, diciamo, apparecchiature di terze parti va bene uguale, però noi diciamo che abbiamo proprio il nostro Tesla Wall Connector, quindi non dovremmo avere nessun tipo di problema. Adesso collego tutto e vediamo un attimo di avviare questo test. Avviaggi, vediamo che dal ritiro qui ho consumato un'energia totale di 3407 kWh. La media, beh, di 161 Wh al chilometro. Adesso vediamo quanto si è usurata la batteria e lo stato dopo, diciamo, più o meno un anno e qualcosa di utilizzo. Io l'ho presa a settembre, appena uscita al lancio. Allora andiamo su assistenza e andiamo su condizioni in batteria. Adesso collego Tesla Wall Connector e vediamo di avviare questo test. Ok, adesso ho collegato il Tesla Wall Connector, gli ultimi due flag si sono accesi, vediamo che sta andando. Adesso sta andando al massimo, diciamo a 32 A, e vediamo di avviare il test, vediamo cosa fa. Ok, ci dice che il test delle condizioni della batteria durerà 12 ore. Adesso scaricherà la batteria dal 9% a 0 e poi la ricaricherà tutta. Quindi ci vediamo alla fine del test della batteria per vedere cosa ci dirà. Allora, eccoci qui dopo, diciamo, non so quante ore, poi le calcolerò. Comunque ragazzi, non fate affidamento agli orari che vi dice di rimanenza del test. A me era da ieri che diceva 10 ore, ma praticamente è stata collegata dalle 11 di sera più o meno, e adesso sono le 16:38 del giorno dopo, e l'ha terminato adesso. Infatti stavo per staccare, perché pensavo si fosse impallato. Ci ha messo davvero una vita, quindi se proprio dovete farlo,
fatelo magari in una giornata o delle giornate in cui non dovete utilizzare l'auto. A me fortunatamente è successo così. Allora, diciamo che vabbè, qui il test della batteria dice che è in buone condizioni, sta al 95%. Non benissimo secondo me, nel senso che se ogni anno consuma il 5%, non è molto buona la situazione. Però ho letto anche di praticamente inizialmente un piccolo degradamento della batteria e poi diciamo che rimaneva un po' stabile così negli anni dopo l'acquisto. Comunque, test fatto, e diciamo che adesso sarà bello vedere il prossimo anno o nei prossimi anni come va a finire, perché vabbè, se ne sentono tante e sinceramente non so neanche io bene cosa aspettarmi da questo tipo di test sulla batteria. Calcolate che io faccio in pratica il 95% delle ricariche con la ricarica quella lenta, quindi diciamo che la roba di supercharger o cose del genere solo quando faccio magari qualche viaggio o qualche trasferta, ma sono davvero, penso, ridotte all'osso. Quindi diciamo che la ricarica ottimale, quella lenta, almeno da come dicono ovunque. Ho dovuto fare il test da mio padre che ha la 6 kW, perché da me a casa mia non lo faceva completare. Adesso, dopo un'infinità, dopo quasi un giorno diciamo, che me ne vado, e c'è anche l'aggiornamento che però farò questa sera perché adesso devo utilizzare l'auto. Quindi ragazzi, un anno e mezzo diciamo più o meno di utilizzo dell'auto, test della batteria ci dice che la batteria lo stato della batteria è al 95%. Abbiamo fatto 21.136 km, 3.407 kWh consumati e la media di 161,2 Wh. Io spero che questo video vi sia stato utile. Ditemi la vostra se pensavate che magari la batteria si fosse degradata di più o di meno nei commenti. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.